Tutti si possono permettere delle scuole private, anche perché oggi le scuole costano, non tutti prendono i bonus, non tutti prendono un sussidio, quindi ci deve aiutare per forza, ci deve dare questa mensa ai nostri figli. Boscati Maione, topolino morto, questi invece sono i bidelli che stavano alzando il topo morto da terra. Spazzatura fuori l'ingresso. È secondario, quindi nessuno lo vede, ma i bambini ci passano. Sono esasperate le mamme degli alunni delle scuole di Casoria che questa mattina sono scese in protesta per lamentare una serie di gravi disservizi nei diversi istituti del territorio. Noi alla San Mauro abbiamo un altro problema. Oltre al disagio quando piove, sta tutto allagato a San Mauro, noi abbiamo l'acqua fino ai ginocchi. E poi abbiamo un'altra buca, abbiamo una buca nella San Mauro. Non so se qua si vede bene, è molto pericoloso perché sotto è vuoto. Perché quella buca sotto è profondissima. Il sindaco ci ha fatto il contentino, ha messo due rappezzi e ci ha fatto festa. Ma fa paura perché pochi giorni dopo è successo buco a San Mauro, nata vuoto. Quindi ci deve informare bene che non succede la stessa cosa che è successa là fuori. Abbiamo marciapiedi pieni... Di quale scuola stiamo parlando? Carducci. Abbiamo i marciapiedi pieni di escrementi degli animali, pieni, e spazzatura del cancello di uscita, quando delle piove. Quinte, perché in pratica questo cancello viene aperto la metà e quando piove i nostri bambini giustamente non possono neanche aprire l'ombrello. Abbiamo chiesto più volte di risolvere questa situazione alla scuola in primis e ci è stato risposto che questa chiave del cancello non c'è. Tra tutti i disagi è però soprattutto la mancata attivazione del servizio di mensa scolastica a pesare maggiormente sulle famiglie. Sia perché le mamme lavorano e non tutti ci possiamo permettere una scuola privata, due perché ci sono bambini con disabilità alle quali fa bene restare, loro lo fanno come terapia, il pranzo insieme, la condivisione, e questo gli viene tolto ai nostri bambini e non è giusto. È un diritto dei bambini mangiare a scuola, noi sottoscriviamo comunque un'iscrizione con 40 ore settimanali e non esiste al mondo che un bambino esce ancora a luna solo al comune di Casoria. Mio figlio ha spettro autistico e è difficile pure che con 40 ore di tutti gli altri bambini lui può frequentare con la maestra di sostegno solo 25. Con la copertura. Le altre ore che cosa fa? Niente, le altre ore o dovrebbe stare con la maestra di classe oppure me lo devo andare a prendere. Dopo la protesta, le mamme hanno incontrato alcuni rappresentanti del comune di Casoria, ottenendo la promessa di ulteriori spiegazioni e di un colloquio con il sindaco o con l'assessore al ramo entro la giornata di domani.